Buongiorno, sono la dottoressa Maria. Se facciamo sempre gli stessi gesti, sicuramente non otterremo i risultati, o meglio, otterremo sempre gli stessi risultati. Quindi la prima cosa fondamentale da fare, è cambiare le proprie abitudini sbagliate. Un ottimo modo per iniziare la giornata è quello di bere un abbondante bicchiere d'acqua tiepida con limone. Poi con cosa fai colazione? Con cioccolata? Con roba zuccherata, forse è il caso anche di cambiare questa cattiva abitudine perché la colazione è il pasto più importante della giornata, quindi è importante che sia ricco ma anche salutare. È importante quindi scegliere degli alimenti che ci diano energia per tutto l'arco della giornata. Per quanto riguarda il cambiamento di abitudini, per esempio, io ho cominciato con mangiare più frutta e verdure e bere più acqua, almeno 2 litri e mezzo, in modo da mantenere sempre il corpo idratato e eliminare quelle che sono le tossine in eccesso. Un'altra buona abitudine che potresti prendere è quello di utilizzare il tè verde. D'inverno caldo, d'estate lo puoi lasciare raffreddare e quindi bere freddo, in modo anche da aumentare il metabolismo, quindi vedere proprio i benefici del tè verde su tutto il corpo, sul dimagrimento. Grazie, a presto.